Sbarcata la Sea-Watch con 119 migranti, tra cui 26 minori e una donna in gravidanza. Bilancio di previsione del comune di Massa, l'opposizione solleva dubbi sull'approvazione. Firmato oggi l'accordo per il contrasto all'erosione costiera Puana. Contestazioni e polemiche sull'aumento dell'IRPEF in Toscana, possibile incostituzionalità. Fratelli d'Italia presenta una visione alternativa per i lavori eseguiti davanti al pontile. Un saluto a tutti i nostri cari telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione curata ad Antenna 3. È arrivata questa mattina la Sea-Watch nel porto di Marina di Carrara con a bordo 119 migranti, tra cui 26 minori non accompagnati e una donna in gravidanza. Segnalati alcuni casi di scabbia. Ne parliamo con Rossella Barattini. La nave Sea-Watch 5 ha fatto il suo ingresso nel porto di Marina di Carrara questa mattina, trasportando a bordo 119 migranti soccorsi dall'ONG tedesca al largo delle coste libiche nella vigilia di Natale. Tra di loro si contano ben 26 minori non accompagnati ed una donna incinta al settimo mese di gravidanza. Questo rappresenta il nono sbarco avvenuto nel corso del 2023 per lo scalo apuano, portando il totale degli immigrati sbarcati, compresi quelli di questo arrivo, oltre 1000. Le operazioni di accoglienza e l'organizzazione delle procedure successive allo sbarco sono state come sempre gestite dalla prefettura di Massa Carrara. Lungo la banchina del porto sono presenti i volontari, il personale sanitario, le forze dell'ordine, oltre al personale dell'autorità portuale e della capitaneria di porto. I migranti sono stati sottoposti ai primi controlli a bordo e successivamente fatti scendere a piccoli gruppi per essere poi accompagnati con autobus al vicino complesso feristico di IM Carrarafiere, dove si sono poi svolte le successive procedure di identificazione e i controlli medici. Il viceprefetto di Massa Carrara, Andrea Leo, ha annunciato che i 119 migranti saranno divisi tra Toscana e Lazio. Precisamente 60 migranti saranno accompagnati nel Lazio, mentre gli altri 59 resteranno in Toscana distribuiti tra le varie aree. La provenienza degli immigrati è variegata, con la maggior parte proveniente dal Centro Africa, ma vi sono anche persone dall'Egitto, dalla Siria e dal Bangladesh. A bordo sono stati evidenziati anche alcuni casi di scabbia. La sindaca di Carrara, Serena Righi, ha sottolineato che i minori rimarranno a Carrara. Di essi, 3 sono sotto i 14 anni di età. Ha espresso poi preoccupazione per il lungo viaggio a cui sono stati sottoposti. Non è giusto, dice Larrighi, aver sottoposto queste persone ad un viaggio di oltre 1000 chilometri. Massa, alcuni consiglieri di opposizione sollevano dubbi sull'approvazione del bilancio di previsione. Per i consiglieri continua a mancare la trasparenza del sindaco Persiani. Sentiamo. I consiglieri di opposizione massese, Enzo Ricci, Daniele Tarantino, Giovanna Santi, Gabriele Carioli, Stefano Alberti, Ivo Zaccagni e Dina Dell'Ertole, hanno recentemente preso la parola per esprimere le loro preoccupazioni in merito all'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Massa. Questo documento, fondamentale per l'indirizzo economico dell'amministrazione comunale, ha attirato l'attenzione degli esponenti politici che hanno posto un accento critico su diverse questioni emerse durante il processo di approvazione. I consiglieri ritengono infatti che il sindaco Persiani pecchi ancora di trasparenza e continui ad agire come un vero e proprio uomo solo al comando, senza coinvolgere adeguatamente i consiglieri comunali e le categorie interessate alle decisioni finanziarie cruciali per la vita della comunità. Molti sarebbero i dubbi sollevati dai consiglieri di opposizione. Tra gli esempi citati emerge la destinazione di 1.800.000 euro al fondo per la ricapitolazione della società partecipate. I consiglieri hanno notato con preoccupazione che non è stata ancora effettuata un'analisi dell'andamento delle principali società coinvolte, come Evam e Cermec, ad esempio, che sono entrate in perdita. Sospettano poi che ci possa essere legata a una mancanza di volontà nel discutere le dinamiche interne delle aziende e alle possibilità che, se siano utilizzate come una sorta di camera di compensazione, dicono, per gli equilibri politici di maggioranza. Un secondo esempio riguarda poi il piano di alienazione, in particolare alla scuola di Ronchi Poveromo. I consiglieri sollevano dubbi sulla destinazione di questo spazio e ipotizzano la presenza di interessi esterni non chiari.
Avanzano l'ipotesi di un possibile caso analogo a quello di Sogegros, evidenziando l'importanza di una valutazione attenta e trasparente delle alienazioni, soprattutto in contesti in cui il piano regolatore attuale non permette cambi di destinazione d'uso. Nella loro analisi, i consiglieri sottolineano la mancanza di coraggio nel bilancio, evidenziando la mancanza di previsione di mutui per nuovi investimenti, nonostante gli spazi finanziari disponibili. Sospettano quindi che ciò possa essere dovuto a dubbi sulla stabilità dei finanziamenti previsti dal PNRR, sottolineando poi la necessità di un approccio più audace per rispondere alle esigenze di manutenzione della città. Infine, viene sollevata una critica sull'andamento delle spese energetiche, attribuito a progetti faraonici come il famoso Project, che procede a passo lento, mentre i cittadini sono costretti a pagare di più. I consiglieri evidenziano che una strategia più efficiente e economica avrebbe dovuto seguire le direttive tracciate per il lungomare, sottolineando la necessità di un approccio più pragmatico e rispondente alle esigenze della città. È stato firmato oggi l'accordo per il contrasto dell'erosione costiera tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta. Programmati già diversi interventi. I dettagli nel servizio. Oggi, presso la sede della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest a Carrara, è stato firmato un accordo cruciale tra l'autorità di sistema portuale, la Regione Toscana, le province di Lucca e Massa Carrara, i comuni di Massa, Carrara Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. L'intesa è volta ad affrontare e contrastare i fenomeni erosivi lungo il litorale, compreso tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta. L'accordo, sottoscritto da figure di spicco, tra cui il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Mario Sommariva, il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, e i sindaci dei comuni coinvolti, segna l'avvio di un processo coordinato per affrontare in modo efficace l'erosione costiera in questa area. Il territorio tra Marina di Carrara e Marina di Pietrasanta ospita infatti due importanti economie costiere, quella turistico-balneare e quella portuale di Marina di Carrara. Grazie a questo accordo, queste realtà potranno convivere in modo più armonioso attraverso azioni concrete per mitigare i fenomeni erosivi e preservare l'equilibrio di sistema costiero locale. La Regione ha già programmato diversi interventi a Marina di Massa, tra cui il dragaggio per lo spostamento di volumi di sabbia. Questi, insieme ad altre iniziative previste dalle amministrazioni coinvolte, saranno ora incrementati e organizzati in modo sistematico attraverso un processo virtuoso di puntuale programmazione. Il processo coinvolgerà le università di Firenze, Pisa e Siena, insieme al consorzio LAMMA, per il monitoraggio e le analisi scientifiche necessarie. L'autorità di sistema portuale contribuirà poi con la sua competenza nei dragaggi e fornirà contributi economici necessari per attuare le attività previste dal protocollo d'intesa. Il tavolo operativo, ROMCAV, Rete Operativa per la Manutenzione della Costa Apuo-Versiliese, sarà istituito per dirigere e verificare l'efficace svolgimento delle attività previste. Si tratta di un comitato esecutivo che sarà creato per garantire un coordinamento più snello, composto dal massimo 5 soggetti individuati dal ROMCAV. La Regione Toscana assumerà il ruolo di ente coordinatore generale all'interno del ROMCAV al fine di garantire che le azioni attuate siano coerenti con le politiche regionali. Il comune di Massa ostacola il condominio Le Magnolie di Via Puliche, bocciando l'amministratore di condominio e bloccando l'esecuzione dei lavori di riqualifica e messa in sicurezza dello stabile. La causa? Il comune non potrebbe mettere a bilancio 27.000 euro per i lavori che gli competono. Il comune di Massa detiene quasi 130 millesimi in quanto possiede diversi fondi commerciali affittati al piano terra del complesso definito centro di quartiere e si è detto contrario sia ai lavori che all'attuale amministratore. La segnalazione arriva da alcuni dei condomini che questa mattina hanno provato ad aprire un dialogo con l'amministrazione cittadina e con il dirigente di settore, senza ottenere il risultato sperato. I condomini si dicono dispiaciuti per ciò che è avvenuto e reclamano mancanza di tutela e comprensione da parte dell'ente, lamentando inoltre una pratica ritenuta estremamente scorretta di aver delegato proprio un condomino contrario al suddetto amministratore. I lavori avrebbero compreso il cappotto termico, il rifacimento della facciata,
la sostituzione degli infissi e molti altri interventi che avrebbero reso la palazzina più efficiente a livello energetico, con un recupero di due classi energetiche, oltre che maggiormente gradevole per il quartiere. Non riteniamo possibile che un ente comunale contrasti in questo modo la ristrutturazione di un centro di quartiere come questo, dicono i condomini. Se parliamo di giustizia, tutti i cittadini sono uguali e pagano le tasse. Molti di noi stanno già pensando di vendere i propri appartamenti e di percorrere vie legali per sospetto abuso per atti di ufficio. Contestazioni e polemiche sull'aumento dell'IRPEF regionale in Toscana. Possibili margini di incostituzionalità sollevati dalle opposizioni. Rossella Barattini. L'aumento dell'IRPEF varato dalla Regione Toscana prima di Natale ha sollevato la protesta delle forze politiche e delle sigle sindacali, annunciate in merito anche numerose manifestazioni di iniziative, alcune delle quali sono già andate in scena su tutto il territorio provinciale. Anche il sindaco di Tresana e responsabile organizzazione di Forza Italia Toscana è fortemente contrario, ritenendo che la misura abbia margini di incostituzionalità. L'articolo 53 parla chiaro, dice Mastrini, e dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in regione delle loro capacità contributiva. Ha riferito, il sistema tributario dovrebbe essere quindi orientato a criteri di progressività. Mi pare evidente, continua, come la tassa varata dalla regione non abbia queste caratteristiche. Infatti, come riportato da Mastrini, secondo le stime l'aumento IRPEF graverebbe in gran parte sul 27% dei toscani, ovvero su una platea di 435.000 contribuenti, con un reddito tra i 28 e i 50.000 euro. Come sostenuto dal sindaco di Tresana, circa l'80% del costo complessivo verrebbe scaricato in violazione del principio di progressività e senza alcun tipo di concertazione. Mastrini lancia quindi una proposta che dovrebbe partire dai comuni tramite l'ANCI. Proporrò al direttore Gheri di farsene carico perché chi vive in Lunigiana, in montagna e ha pochi servizi non dovrebbe pagare neanche un centesimo in più, ha concluso. Lo stesso dicasi per la provincia di Massa Carrara, che dal punto di vista economico è il fanalino di coda della Toscana. Il deputato acquano di Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese, è intervenuto riguardo alla necessità che i comuni della costa adottino misure precauzionali in attesa della normativa definitiva che metterà fine alla procedura di infrazione. La proposta di Amorese suggerisce di estendere le concessioni demaniali fino al 31 dicembre del 2024, con l'obiettivo di proteggere le imprese e gli operatori del settore, un ambito sempre prioritario per Fratelli d'Italia e il governo Meloni. Amorese sottolinea che negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione nelle interazioni tra il governo italiano e la Commissione europea per giungere a una normativa condivisa che disciplini in modo chiaro le concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo, al fine di eliminare eventuali ambiguità interpretative e applicative. L'obiettivo principale rimane la protezione di un settore strategico per il turismo nazionale, rappresentato da imprese familiari che dopo anni di incertezza meritano certezze. E la Giunta Comunale di Pietrasanta ha deciso oggi di posticipare al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni demaniali marittime presenti nel territorio, in virtù dell'opzione offerta dalla legge 118 del 2022. Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha indicato diverse criticità, tra cui la scadenza del piano di utilizzazione degli arenili nel 2024, limitando la progettualità dei balneari per investimenti futuri, l'assenza di criteri uniformi nazionali per le gare e la quantificazione dell'indennizzo al concessionario uscente sono ulteriori motivi. Inoltre, la legge impedisce al Comune di avviare correttamente le procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre, richiedendo quindi il differimento per garantire una gestione legittima e imparziale. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di tutelare oltre 100 stabilimenti balneari che rappresentano un prezioso patrimonio per la Marina di Pietrasanta e la Versilia, indicando che la decisione è volta a salvaguardare la storia imprenditoriale e ambientale della costa. Fra le criticità evidenziate figura anche la delega ai comuni per l'assegnazione delle concessioni, nonostante lo Stato sia il proprietario delle aree demaniali.
Fratelli d'Italia presenta una visione alternativa per i lavori eseguiti davanti al pontile di Marina di Massa, che hanno destato tante polemiche. Guidi precisa, non c'è spirito polemico, ma la volontà di un contributo oggettivo fatto di idee. Sentiamo. Fratelli d'Italia Massa propone la propria visione alternativa riguardo al tanto discusso intervento di completamento deciso dall'amministrazione Persiani per lo spazio antistante il pontile di Marina di Massa. Il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, nonché consigliere comunale di opposizione Marco Guidi, sostiene che si debba avere un'altra visione. Fratelli d'Italia ha infatti collaborato con un gruppo di professionisti ed architetti massesi per dimostrare che è possibile concepire un'idea diversa di città in breve tempo. L'obiettivo della proposta è ridisegnare completamente lo spazio antistante il pontile per renderlo la vera porta d'accesso a quest'ultimo e a Piazza Betti. Guidi ci tiene a sottolineare che non c'è spirito polemico con il progetto redatto dal tecnico incaricato dall'amministrazione Persiani nella persona dell'architetto di Forte dei Marmi Lera, il quale ha cercato, secondo Guidi, di rimediare ad una situazione imbarazzante partendo dal nascondere la vasca in marmo nero, vero emblema negativo dell'intervento. Ma soprattutto ci sarebbe la volontà da parte di Fratelli d'Italia, attraverso professionisti massesi molto apprezzati anche all'estero, di dare una visione alternativa e diversa. Marco Guidi ha concluso sottolineando che il gruppo di Fratelli d'Italia ha voluto dare il proprio contributo alla discussione su questo intervento così discusso, come sempre con idee e progetti che, si augura, possano diventare uno strumento utile per programmare i futuri interventi di cui Marina di Massa e i suoi cittadini hanno bisogno. I consiglieri di Fratelli d'Italia, Bruno Tenerani, Massimo Evangelisti e Marco Guidi, hanno sollevato interrogativi in merito alla realizzazione del murales in piazza Berlinguer a Massa. La mancanza di informazioni ufficiali sull'autorizzazione dell'amministrazione comunale ha spinto i consiglieri a chiedere chiarimenti riguardo alle procedure seguite e alle eventuali approvazioni per l'esecuzione dell'opera. La partecipazione di esponenti politici locali alla creazione del murales ha sollevato ulteriori domande sui possibili legami con partiti o movimenti politici e sulla necessità di ottenere l'approvazione formale dell'amministrazione. I consiglieri hanno sottolineato l'importanza del rispetto delle norme contro il deturpamento di beni pubblici e hanno manifestato preoccupazione per l'effetto educativo di un'opera di questo genere sulle giovani generazioni. La richiesta di chiarimenti include la possibilità di azioni legali da parte dell'amministrazione comunale contro gli autori del murales, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata senza le dovute autorizzazioni. In attesa di risposte, i consiglieri di Fratelli d'Italia monitoreranno attentamente gli sviluppi. Massa, l'amministrazione risponde alle preoccupazioni dell'ANPI dopo il presidio della Casa Rossa occupata sui simboli fascisti. Rossella Barattini. L'amministrazione massese è intervenuta in merito alle preoccupazioni di ANPI dopo il presidio della Casa Rossa occupata sui simboli fascisti, dichiarando di essere costantemente al lavoro per la rimozione di questi simboli in città. In piazza Berlinguer, ieri, oltre 100 cittadini si sono riuniti in un presidio organizzato dai giovani della Casa Rossa occupata per esprimere solidarietà a Dario Buffa, il ragazzo denunciato per aver rimosso svastiche naziste dai muri del parcheggio sottostante. Durante l'evento i partecipanti hanno inoltre contribuito alla realizzazione di un murales raffigurante Aldo Salvetti, partigiano eroico. Politici locali, tra cui consiglieri comunali del PD e rappresentanti dell'ANPI di Massa, hanno espresso solidarietà e preoccupazione per la comparsa di questi simboli fascisti, ribadendo l'impegno nella lotta antifascista. Elena Emma Cordoni, presidente dell'ANPI di Massa, ha sottolineato la gravità dell'apologia del fascismo, affermando che telecamere e organi competenti faranno chiarezza sulla situazione. I giovani della Casa Rossa hanno poi ringraziato per il supporto ricevuto. In risposta poi alle preoccupazioni sollevate, l'amministrazione locale ha rilasciato una dichiarazione condannando la presenza di tali simboli fascisti e nazisti. Gli esponenti dell'amministrazione massese hanno dichiarato di essere impegnati a preservare l'identità antifascista di Massa, assicurando che la rimozione di questi simboli è una priorità. Il comune ha già il compito di ripulire i muri cittadini da scritte e simboli, hanno fatto sapere, e questo fa ogni volta che ve ne è la necessità. E quindi, anche se mosso
Da nobili propositi, nessuno può sostituire l'ente preposto a farlo senza mettersi in contrasto con il nostro ordinamento. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, torniamo tra pochissimo. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Stregatto, potresti dirmi per favore quale strada devo prendere? Tutto dipende da dove vuoi andare, Alice. Nel Paese delle Meraviglie. Allora è semplice. La strada è quella che ti porta a MB Garden. E percorrendo la lunga via Aurelia, Alice si trovò di fronte ad un giardino, ma non un giardino qualsiasi, proprio da MB Garden. MB Garden, esperti in fiori e giardinaggio. Da MB Garden puoi trovare i regali e le confezioni più esclusive per il tuo Natale. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciamoli in giardino, teniamo in casa e in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate, teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali, per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te, somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici. La mia macchina! Bella, ma... Da revisionare! Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Prosegue il progetto regionale per la promozione del benessere psicologico delle fasce più vulnerabili della popolazione in Toscana. Il servizio di sostegno psicologico per minori e pazienti oncologici, avviato nel 2021 a seguito della pandemia, è stato rifinanziato con 560.000 euro di risorse governative.
La giunta regionale ha assegnato tali fondi alle aziende sanitarie locali, quindi le ASL, alle aziende ospedaliere universitarie AOU e all'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica ISPRO per la prosecuzione delle attività. In particolare, l'ASL Toscana Nord-Ovest ha attivato il progetto SAL, Spazio di Ascolto Libero, formando due squadre di professionisti specializzati nell'ascolto di utenza e caregiver e avviando attività di ricerca. L'iniziativa mira a garantire continuità nei servizi di supporto psicologico, con particolare attenzione ai pazienti oncologici. Il Comune di Pietrasanta ha integrato con quasi 20.000 euro la quota assegnata dal pacchetto Scuola 2023-2024, garantendo così che tutte le famiglie ammesse al contributo ricevano la cifra massima di 300 euro per ogni singolo beneficiario. Le risorse regionali e provinciali erano sufficienti solo per erogare la quota minima di 130 euro alla maggior parte degli aventi diritto. L'integrazione con fondi comunali mira a offrire il massimo sostegno possibile alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità. Il pacchetto scuola è un contributo a sostegno del diritto allo studio per studenti residenti nella città di Pietrasanta, iscritti agli istituti di primo e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 15.748,78 euro. L'iniziativa parte di politiche più ampie di sostegno alla famiglia, includendo sconti sulle rette dei nidi e tariffe alternate inalterate per vari servizi scolastici. Oggi, giovedì 28 dicembre, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha incontrato gli operatori dell'ospedale delle Apuane. Durante l'incontro, Giani ha enfatizzato l'importanza di utilizzare al meglio le risorse senza tagliare nella sanità pubblica di alto livello. Ha sottolineato che la Toscana si colloca sempre tra le prime regioni in Italia per i livelli essenziali di assistenza e nei settori specifici. Giani ha annunciato la sua intenzione di visitare tutti i 45 ospedali della regione per confrontarsi con gli operatori e affrontare le sfide quotidiane. Ha evidenziato l'importanza di valorizzare il lavoro degli operatori sanitari e di lavorare insieme per preservare l'eccellenza del sistema sanitario toscano. Giani ha concluso affermando che intensificherà la presenza nei diversi territori per testimoniare l'impegno della Regione nell'attuare politiche sanitarie, portando maggiori investimenti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Maria Letizia Casani, direttrice generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, ha ringraziato Giani per la visita, sottolineando l'importanza del contatto diretto e del confronto con i professionisti del settore. Il turismo ad Aulla sta vivendo una fase positiva, con un notevole aumento delle visite alla fortezza della Brunella. Nel corso del 2023 sono state registrate circa 2.000 presenze, triplicate rispetto a 3 anni fa. La sinergia con Sigeric e Servizi per il Turismo sta dando i suoi frutti, con San Caprasio, polo culturale di eccellenza, che attira migliaia di visitatori ogni anno. Il vice sindaco e assessore al turismo Roberto Cipriani ha commentato che il trend del turismo è positivo, in particolare la fortezza della Brunella, grazie al suo museo di storia naturale e alle sue visite guidate. Per il 2024 sono previsti interventi mirati alla riqualificazione dei centri storici e allo sviluppo del turismo lento e green. Progetti come la pista ciclopedonale dell'ex area ferroviaria contribuiranno a collegare Aulla con la Liguria, promuovendo un turismo sostenibile. E adesso vediamo chi sono i festeggiati di questa sera. Venerdì 29 dicembre alle 17 al Teatro Guglielmi di Massa si terrà La Notte dei Regali, uno spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione condotto da Gianni Franceschini. Il protagonista, Gassaldo, il vecchietto della tradizione veneta che guida il carrettino dei regali di Santa Lucia, condividerà la sua centenaria esperienza accanto ai portatori di doni, rivivendo storie mitiche da diverse culture.
dal nord Europa alla Sicilia, passando per il centro Italia, e la suggestione biblica, questi personaggi magici diventano veicoli per realizzare i sogni dei bambini. Lo spettacolo, attraverso figure, pitture dal vivo e travestimenti essenziali, crea una suggestione straordinaria e fantastica, permettendo agli spettatori di immergersi nelle storie e vivere un momento prezioso di soddisfazione personale e legame familiare. Il prossimo fine settimana Pietrasanta sarà caratterizzato dall'arte, con eventi pensati per piccoli e grandi spettatori. Venerdì 29 dicembre alle 17 nella Sala dell'Annunziata, la compagnia Cochelico Teatro porterà in scena Polvere Nera, un'avventura esplosiva, uno spettacolo teatrale per bambini ambientato nella Cina medievale. Sabato 30, sempre nella Sala dell'Annunziata, alle 17, sarà la volta di Magia in Biblioteca con il mago Stefano de I Senza Nome, che intratterà il pubblico con giochi di illusionismo, animazioni per tutta la famiglia. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il Comune di Carrara, attraverso l'assessorato ai diritti degli animali, ha lanciato una campagna informativa per aiutare gli animali domestici a gestire la paura dei botti durante festeggiamenti di fine e inizio anno. Ecco 5 consigli utili. Evitare di lasciare gli animali all'aperto, dove il rumore è più forte. Minimizzare l'effetto dei botti in casa accendendo la TV o la radio. Fare una passeggiata con il cane nel tardo pomeriggio prima dei festeggiamenti, consentire agli animali di sentirsi al sicuro permettendo loro di nascondersi e nel caso di agitazione non dare troppa attenzione. Per animali particolarmente sensibili è consigliabile consultare il veterinario per consigli e rimedi. La vice sindaca Roberta Crudeli sottolinea l'importanza di festeggiare in modo civile e rispettoso, limitando l'uso di botti e fuochi d'artificio. Ed ora vediamo che tempo farà nei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 29 dicembre. Cielo coperto, temperature in diminuzione, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Sabato 30 dicembre. Cielo nuvoloso, temperature stazionarie, venti moderati e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Piogge sparse, temperature stazionarie, venti moderati e mare molto mosso. Per aggiornamenti meteoapuani.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! E con la rubrica dedicata al meteo si chiude questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci!